Cierra los ojos. Gli occhi, rilassa il tuo corpo, metti il più comodo possibile con le Vamos a comenzar con un ejercicio de exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en cualquier cosa de tu vida, triste o alegre, pavura o cosa diferente. Y yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5, voy a tocar tu frente así y me dices lo que piensas o imaginas. 1. 2. Tres, cuatro, cinco. Io sono con mia nonna, sono piccola, siamo nel giardino fuori e mia nonna mi ha preso una farfalla, credo che ci sia una bottiglia grande dove lei ha messo dei fiori dentro. L'ha messa dentro e io la sto guardando. ¿Y te sientes bien? Sí. Entonces sientes alegría que se viene por todas partes. Y ahora con esa alegría vas profunda a otro momento, a otro pensamiento. Yo cuento de 1 a 5. 1. 2, 3, 4, 5. Sono appena arrivata al porto di Palermo. Sto andando con Agostino e Maria a casa della nonna perché ho appena saputo che è morta da circa qualche ora e quindi sto andando con loro a casa. La nona no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la nona tenía. Y ahora te puedes comunicar con la nona
espiritual, mente, intuitiva, mente, telepática, mente, a través de la mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Estoy. Monkey. Cosa te despertó. ¿Qué mundo voy a entrar? ¿Qué está? Qualcuno con lei? Sa quello che succede a te? Lo so. Sa tutto quello che succede a te e alla tua famiglia? Ma credo di sì. Chiediglielo. Sei al corrente. Nonno, tu vedi cosa succede? Tu lo vedi? Sì. Senti, possiamo chiedere alla nonna di questa signora che si presenta accanto a te? Antonella Giulia, che rapporto ha avuto con te? Nonna, perché vai via? Perché sto andando via? Se non può stare troppo tempo, chiediglielo. Devo andare via. Senti, visto che sei dall'altra parte, Non te ne andare, no. Sua abuela se está yendo. No quiere que se vaya. Ti ha spiegato perché hai dovuto andare via? No, vuole dirmelo. Vuole dirtelo o no? Puedes hablar con la abuela y la abuela te ayuda a sanar todo lo demás.
è andata via. Senti, visto che sei in questo rapporto, puoi andare a vedere chi è questa Antonella Giulia? Io penso che se la chiami viene, se può venire, se ha l'autorizzazione. Antonello Giulio, per favore, vieni. Allora, Giulia. Ringraziamola per essere venuta, ringraziala per essere venuta qui. Ciao. E chiedile che rapporto ha con te, o ha avuto. Abbiamo capito che ti protegge. Sì. Come stai? Non voglio sapere chi sei. Cosa ti dice? Dice che mamma era troppo occupata per crescermi. Quindi era la tua balia? Ti Credo di sì. fai dire dove, in che città abitavi? Abitavate? Little France. L'Île-de-France è un po' generico, c'è un posto preciso. La costa. Non lo capisco. E parla in francese. Ripeti quello che dice. Antonella Giulia, come si chiama il posto? Dimmelo. Dove? Ai confini con la Spagna. A sud? Credo di sì. Avevi altri fratelli e sorelle lì? Una sorella. L'hai più incontrata? No.
incontrerai? Non credo. Senti, puoi chiedere a questa bambina che si presenta a te nei sogni, se lei sa chi è, che porta anche parzialmente il suo nome. Antonella, chi è Giulia? Oh. Ok. La mia figlia. Questa. In quale vita? Ma questa? Ma la avrai? In quale vita? In quella francese? Sì. E le hai dato il nome della tua tata, della tua Sì. compagna? Avrai anche altri figli? Come Sì, due. facevi in quella vita? Io sto bene, vivo in un palazzo. Ti dedicavi alla crescita dei tuoi figli? Sì, io non l'ho avuto la mia madre. Ma non poteva occuparsi di te? Però Antonella Giulia si occupa dei miei figli. Anche lei si occupa dei tuoi figli. Sì. Quindi c'è un legame con tutti e tre. Sia con i figli che con te. Quindi è lei che ti protegge quando hai bisogno di qualcuno. Sì. Incontrerai ancora questa Giulia in questa vita? Nella vita di Clara, Marta? Sempre lì a Palermo? Sì. Ovunque. Quindi avrai modo di connetterti di nuovo con lei. E senti, gli altri due figli invece? Il terzo non lo conosco. Ma puoi vederlo? Adesso. E l'altro? È un bambino. Come si Avrà chiama? circa 6 anni. E come si chiama? Carlos. Hai visto questo bambino in questa vita? No. Guardalo bene negli occhi. Vedi se riconosci qualcuno che hai incontrato in questa vita con il quale hai avuto a che fare. Oh, ok. Carlos è mio marito. Sarà tuo marito in questa vita? No. Mio figlio si chiama Matisse. Questo Matisse? Matisse è mio figlio. Sì.
Lo hai visto o lo vedrai ancora? Hai No, non credo. guardato bene? Sì. È bellissimo. Non avrei modo di incontrarlo. Non credo. Almeno fino adesso no. Come sei morta in quella vita? Mentre partorivo. Quale lezione dovevi apprendere in quella vita? Qual era la tua missione? Quindi sei morto molto giovane. Qual era la tua missione in quella vita? Lo so, dare alla luce degli splendidi bambini. E quindi sei riuscita. Come ti chiamavi? Non lo so. Chiedi all'Antonella, Giulia, se ti chiama con il nome di allora. O con un nomignolo. Appetito, Anna. Anna? Quindi il tuo nome era Anna. Senti Anna, andiamo al momento della tua morte. Riesci a lasciare facilmente il corpo? Perché le sei legata qui ai bambini? Ma vedi una luce in fondo? Un buco Questo buco com'è? nero. E non intravedi una lucina da nessuna parte? Uno spiraglio? Di lasciare il corpo? Il corpo è un immobile. È come l'astuccio, l'importante è la penna. Non me lo voglio andare. Anna, sai che dall'altra parte puoi proteggere i tuoi figli, sempre. Ho paura. Qual è la tua paura? Di cadere nel vuoto. Eventualmente poi sali verso l'altro, non cadi. Tieni niente dove se vai. Non preoccuparti, è un passaggio molto semplice. Se tu vedi la luce, incontrerai sicuramente qualcuno che verrà incontro a prenderti per mano. Ciao mio papà. Dagli la mano, per favore.
acompañar. Sono tante sfere. Sono luminose. Sì. Ho visto che non era tanto difficile, che non c'era da avere paura. Dall'altra parte c'è solo luce e amore. Dimmi quando sei di là. Con tuo papà che ti tiene per mano. Non ho mai visto mio papà così. È giovane. Visto che bello. Sì, ha una divisa militare. Dove siamo? Com'è questo posto? Wow. È bellissimo. Visto che non dovevi avere paura di andare dall'altra parte. Wow. Spiaggia enorme. Godi di questo momento meraviglioso. Quando sei pronta, poi mi dici. Io non so come spiegare questa cosa. Io vorrei che tutti vedessero questa cosa. Oh, wow. C'è pace e tranquillità da quel lato. Una spiaggia bianca. Alle mie spalle c'è come un bosco. E davanti a me il mare. Solo che riesco a vedere tre pianeti. E sembra che il mare è attaccato col cielo. E c'è un'aria strana. Com'è quest'aria? Silenzio. È Tuo come papà era un se po' agitato? fosse. Sì. È come se fosse magnetico. Non capisco. Attrae verso di lui. No, l'ambiente è magnetico. Sì, questo posto ti attrae. È come se fosse acqua. Se tocco l'aria è come se vedessi delle onde magnetiche. Ti aspettavi un posto così? No. Pensavi che potesse esistere? Io voglio che tutti vedano questo. Prima o poi tutti lo vedranno. Wow. E lo vedrai ancora anche tu. In un'altra dimensione. Senti, adesso che sei in questo paradiso terrestre, puoi dirmi che cosa doveva apprendere Anna? Mio papà mi dice che non è mio papà. Mi dice che
No. No. Cosa ti dice? Mi dice che ha la forma di mio papà per non farmi paura. Non Un pesce chi è? lo so. Mi dice che... Mi dice... Ma lui non parla. Vabbè, comunica con te comunque. Sì, non so come faccia, ma Telepaticamente. lo sento. No, ok. Ho freddo. Ok. Senti, adesso mi dici. Lui mi dice che... Noi umani siamo degli esseri meravigliosi. E che non vuole farmi paura. Ok. Quindi è un'energia con le sembianze di tuo padre. Non so chi sia. Ho freddo. Dare la mano da questo essere che ti scalda. Dagli la mano e ti trasmette un po' della sua energia. Mi dici qual era la lezione che doveva apprendere in questa vita, Anna? Non farò del male agli altri. Di non fare del male agli altri. E ha preso questa lezione? Penso di sì. Quindi è una lezione che può trasferire anche a Marta. Nell'incarnazione futura di Marta. Senti, visto che sei da quel lato, Che bello essere abbracciato da lui. volevo chiederti se c'è un'altra vita di Marta, un'altra incarnazione, che possa avere un significato e dare una lezione a Marta oggi, per la vita di Marta. Qualcosa di significativo per la sua vita. Possa esserle utile. Non fare mai agli altri ciò che non vorresti sia fatto a te. Questo l'ho incontrato nella vita di Anna. E c'è qualche altra vita? Tanto tu sei spirito, puoi viaggiare nello spazio come vuoi, nel tempo e nello spazio, sulla Terra, su altri pianeti, ovunque. C'è un'altra vita che potrebbe, nella quale la Marta del passato possa dare una lezione di vita alla Marta di oggi, un insegnamento di Sono in una stazione vita. di treni. Dove sei? Non lo so. Questi treni come sono? Sono treni moderni, antichi.
sono di legno, rossi e sono vapore. Sono A vapore. sai dove sta andando questo piano? Credo verso Londra. Quindi è una vita antecedente a quella di Anna. Io non lo so dove sono. Sì. Credo Stai viaggiando su questo treno? di sì. Riesci a vedere che tipo di scarpe Nera. hai? E come sono di pelle? Di pelle con un tacco piccolo quadrato. Pensi di essere giovane o anziana? Giovane. Stai andando a trovare qualcuno? Senti l'emozione? Di andare a trovare qualcuno? Sì. È un familiare? Un fidanzato? Un marito? Familiare. Riesce ad arrivarci, ad incontrarlo. No. Succede qualcosa allora? Guarda tutto come se fossi un film dell'esterno, come se non toccasse la tua persona. E descrivimi quello che sta succedendo. Il treno si è scontrato. Mie gambe. Non ho più le gambe. C'è stato un incidente? Sì. Muori lì? Sì. Hai scoperto poi dov'era nel frattempo? Non lo so. Credo i primi del 900. Non so la data. Quindi dopo la vita di Anna. 21 settembre. Compagno 900. 58. Senti, ma questo treno dove stava andando? A Londra. E da dove veniva? Credo dalla Spagna. Andiamo a vedere l'ultimo momento della tua vita. Già sai come lasciare il corpo e che dall'altra parte è tutto meraviglioso. Adesso che sei di là,
Come si chiamava questa donna? Cassandra. Adesso che sei là, qual era la missione di questa Cassandra, di questa esistenza? Non è riuscito a portarlo a termine. Ero incinta. Ma Non è riuscito a portarlo a termine. no, nessuno lo sa. Sentito quest'altra parte dove sei adesso. Hai un consiglio? Qualcosa che hai appreso? Cassandra, che puoi trasferire a Marta. Qualcosa che abbia una connessione con la vita di Marta. Ama la tua famiglia, perché un giorno non la vedrai più. Un bel consiglio. Dillo a Marta che è un consiglio prezioso questo. Sono una donna che non mi ama, che mi vuole male. Maria. Chi è? Cosa rappresenta per te? Non lo so chi sia, ma mi vuole fare del male. Nella vita di Cassandra o nella vita di Marta? In tutte e due. Continua a ripetersi. Sì. Chiedi come fare a bloccarlo. Ok. C'è qualcuno che può aiutarti a bloccarlo. Padre Pio. In che modo? Andando a Santa Lucia. Ho Santa Lucia. Chiesa. Sì, un santuario a Palermo. Devo portargli un fiore. Pregare. Questa Maria ritorna sui suoi passi. Ti E devo accendere una candela per lei. Chi è? Non so chi sia. Sì. Questa Maria. Mi vuole uccidere. Perché ce l'ha con te? Non lo so. Hai fatto qualche cosa nel passato?
credo che sia connessa con la mamma. Non so perché mi odia. Connessa con tua mamma di adesso? No. Con Matilde. C'è Matilde, la mamma di Anna? No. La mamma di Cassandra. E non è già contenta che tu sia morta No. nell'incidente ferroviario? Non le bastava? No, è mio Dio. Sai in che sembianze si presenta in questa vita di Marta? Una signora anziana. L'ha Marta la conosce? visto una volta in sogno e l'ha fatto del male. È ancora viva? No. Senti, possiamo chiamare ancora Antonella e Giulia? Puoi metterti in connessione con lei nuovamente? Antonella Giulia, vorrei chiederti un favore. C'è questa donna di nome Maria che tenta di perseguitare prima Cassandra e adesso Marta. Non sappiamo per quale motivo, che rivendicazioni abbia. Puoi fare qualche cosa tu? O spiegarci perché ce l'ha tanto con lei. È una persona cattiva. E come si può bloccare questa persona? Oltre che andando alla chiesa di Santa Lucia, al santuario di Santa Lucia a pregare Padre Pio. C'è qualche altro modo per bloccarla? Ci penso io. Beh, così volevo infatti chiedere questa cortesia. Marta farà quello che le è stato consigliato, di andare ad accendere una candela per l'anima di questa Maria. Che ha bisogno evidentemente di perdonare qualche cosa. O di perdonarsi per il male che ha fatto. Però anche tu dall'altra parte, per favore, aiuta questa Maria a ragionare e a dirle che il male, ormai tra l'altro, che dall'altro lato del velo, non ha alcun senso. Lei è un demone. E come si blocca il demone? Non lo so. Chiedendo a Giulia. Se lei sa come fare. Ci proverò. E da qui si può fare qualche altra cosa? Da quest'altra parte? No. No, quindi questo incarico lo lasciamo attento nella Giulia. Ti occupi tu di tenerla a bada per non danneggiare più Marta. Vai a spiegarle che tutto il male fatto poi ritorna sempre. Se continua a fare del male in un'altra vita avrà ritornato il male. Non è umano. Non è male. Tentano di bloccarla. Tentano di bloccarla. Perfetto.
Senti, Antonella, hai qualche consiglio per Marta? Con questa storia che sta vivendo con Donald, con Donna, è una cosa seria che le darà, che farà stare bene Marta? Lui sarà suo marito. Ripeti? Lui sarà suo marito. Lui sarà suo marito. Sarà una relazione felice? Io lo starò sempre accanto. Puoi aiutarla tu? Ok, Sì, sempre. senti Antonella, pensi che ci sia, che tu conosci benissimo sia Marta che Anna. Sai se c'è qualche altra cosa che possiamo fare per lei oggi? Io la proteggerò sempre. E noi qui possiamo fare qualcosa per lei. No, non può essere cambiato il destino. Per alleggerirle il cammino. Se ha qualche problema che vuole risolvere. No, nessuno può fare niente. Mi è sembrata una bella ragazza con i piedi piantati per terra, che sa quello che vuole Sì, lo è. Lo e che sa come ottenerlo. è sempre stato. Allora, l'impressione che avevo avuto io era l'impressione giusta. Pensi che sia pronta per ritornare alla realtà o che c'è qualche altra cosa che lei deve Lei deve andare nell'Île de France. vedere? Deve andare a questo, in questo posto Sì. a ritrovare le sue radici. Ma puoi dare un'indicazione più specifica? Il nome di un villaggio, di una città? In modo che lei vada a colpo sicuro. In modo che lei, quando va, sa riconoscere, riconoscerà quei luoghi. E deve andare ai confini tra la Francia e la Spagna. Sì. Sul mare. C'è un posto. Come si chiama questo posto? C'è un porto al mare. Lo riconoscerà subito. C'è una piazza. Una strada sul mare. Trecentoventisei. Cos'è 326? Il numero della sua casa, il numero civico della sua casa. È un posto che si chiama Cerbero. No. Punta dell'Oselle. Il numero civico di questa casa è 326, ha detto. Abbiamo il numero, ma non abbiamo la via.
lo troverà. Pensi che lei sia già pronta per ritornare a questa vita e sfruttare appieno tutti gli anni che le restano? Con gioia e allegria. No. Cosa manca? È troppo emotiva. Cosa possiamo fare per renderla meno emotiva? Dovrebbe essere più forte. Tu puoi aiutarla da quel lato? Sì, sempre. E allora puoi aiutarla ad essere meno emotiva? È Sì. un impegno, un altro impegno che ti sto prendendo. Sì. Senti, vi incontrerete in un'altra vita fisicamente? Sarà sempre un aiuto dall'alto. Io non posso tornare indietro. Ok, hai scelto di restare lì. Perfetto. Non è una scelta. È un'imposizione? Sì. Chi è che ti impedisce di tornare? Cosa ti impedisce di tornare? Ci sono delle regole da seguire. Io il mio percorso già l'ho fatto. Perfetto. Quindi non hai più la necessità. No. Era un posto tranquillo, meraviglioso, Lo è. da dove poter aiutare persone che stanno da questa parte ancora. Io resterò sempre accanto. E qua ti ringraziamo per questo, perché è un'anima bella che ha bisogno di essere protetta e di essere aiutata. Senti, pensi che possiamo fare qualche altra cosa adesso? No. Senti, visto che siete così in sintonia, ti prendi l'incarico di svegliarla tu con una carezza per ritornare alla vita reale? In modo che possa approfittare dei consigli che le sono stati dati e proseguire il suo percorso. Puoi fare questo per noi? Sì. E allora ti ringraziamo e aspettiamo che tu dia una carezza a Marta, come sai fare tu. Per riportarla in questa dimensione. Deve stare qui con me un po'. Può restare con te un po'. La puoi abbracciare se vuoi. Facevi quando lei era piccola. Lei conosce il luogo. Conosce? È il luogo. Lo conosce?
conosce perché l'ha già visto. No, l'ho trovato. E sa anche come si chiama? Lei sì. Lei sì. Perfetto. Quindi lo troverà facilmente. Sì. Andrà presto. Io spero che viene da me. Da te dove? A trovarmi nella casa. Ma Perché tu stai nella casa? Vabbè, mia tomba lì. sappiamo che le tombe non servono a niente. Dentro ci sono solo quattro ossa, lo spirito viaggia nella Sì, tomba, ma era il mio quindi corpo. nel corpo sai benissimo che non ce ne facciamo proprio niente. Sì, ma lei era legata al mio corpo. Ma come vedi sono solo le anime che si incontrano. Poi io che vado alla casa. Cos'hai detto? Voglio che vedo la casa. È bello ritrovare le luci. Quindi verrà presto a trovarti. Sì. Questa casa è abitata adesso da qualcun altro. Sarà facile entrarci. No. Non le permetteranno di entrare. Sì, ci parlerò io. Abbiamo risolto un altro grande problema. Adesso che sappiamo dove deve andare. Io devo andare. Grazie Antonella e Giulia per tutto il lavoro che hai fatto e che continuerai a fare. Ti ringraziamo per averci aiutato oggi ad aiutare Marta nel suo percorso, nelle curiosità che aveva a capire quello che le era successo. 1912. Cos'è? In questo anno che è successo? La petite non è morta. Ma si è reincarnata quasi subito, dopo poco tempo. No. Quanto tempo è passato? Circa 100 anni. C'è qualcosa che non quadra. Questi conteggi. Nel 1958 era a Londra come la Sandra ed è morta lì. Dodici marzo 1912.
Però il 21 novembre del 58 è morto a Londra, sul treno per Londra. Quindi Sì. non sono passati 100 Ma adesso da Marta sì. La Petite Anne è morta nel 1912. Anche lei si è seppellita in quella casa? No. No. Senti, sai il cognome di Anna? Russo. Come? Russo. Russo. Annabel Russo. Senti, se lei vuole venire a trovarti sulla tua tomba, come deve trovarti? Antonella Giulia, come? Io non ho un cognome. Sulla tua tomba cosa c'è scritto? Antonella Giulia. Basta. È un nome tipicamente italiano questo. Io È italiano? sono siciliano. E sei andata a lavorare lì. Io sono nata lì. Mia madre è francese. Ma di origine ero siciliana. Mio papà è siciliano. C'è qualche altra cosa che devi sapere, Marta? No. Per il momento Tanto Anna, tanto Marta sa come contattarti. Allora restiamo con il patto di prima, che la sveglierai tu con una carezza come sai fare tu. Possa svegliarsi e godersi la vita. Antonella Giulia, per tutto il lavoro che hai fatto e che continuerai a fare. Tornata da un lungo viaggio.
siamo. Buongiorno. Ma buonasera. Vai. Buonasera. Devo imparare l'italiano. Bentornata. Vieni un po' di tempo con il mondo. Quello conosciuto e quello sconosciuto. Oh, che cosa strana. Non preoccuparti, ti ricorderai tutto quello che hai visto. Piano piano ricorderai tutti i particolari. Come ti senti tu? Non lo so, come se avessi dormito 100 anni. Anche di più, per la verità. Pero en realidad no fueron 5 años, fueron como 4 años y 2 meses que durmió. 4 años y 2 meses, no. Oh. Immaginavi? No. Tutti questi giri. Oh. Abbiamo capito che sei ben protetta. Sì, lo so. Oh. Ci credo, tutto finito. Sì, penso di sì. Oddio. Tutto vero, ormai. Crediamo a quello che ci hai raccontato. Ma io ricordo tutto alla perfezione. Devi ricordare tutto alla perfezione. Non stavi dormendo. Come dice Aurelio, questo qua non è un albergo, è inutile che... Le haces la pregunta che le haces a todas las que recuerdan toda la perfección? Wow! Ti voleva chiedere se volevi pubblicare il video. Te suspendemos ya? Anche con il viso coperto, se vuoi. Sì, con il viso coperto sì. Con il viso coperto. Pixelato. Entonces suspendemos aquí la grabación. Sí. Estamos en Roma, Italia, 15 de marzo del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar videos nuestros buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Nos veremos dentro de poco en la Ciudad de México, donde estaremos dictando un curso de 5 días de duración enseñando estas técnicas. También haremos lo mismo en otros lugares como Las Vegas, Chicago, Nantes, Francia y Dinamarca. Consulten la agenda y personas de contacto en el sitio que he dicho y repito,
aureliomejia.com. Entonces me despido hoy desde Roma, Italia, mañana desde otro lugar del mundo. Adiós.